Rio de Janeiro. Camminiamo lungo una strada appena segnata dagli stessi passi che si compiono da anni, lo stesso giorno di tutte le settimane. Due uomini della favelas ci aiutano a trasportare il materiale. Ci dirigiamo verso uno dei tanti terreiros, i luoghi cioè dove si realizzano le macumbe, che in questo caso è fuori della cinta urbana e si trova al centro di un grande bosco ai margini della città. Questa strada che noi percorriamo è la stessa che percorreranno gli dei di Umbanda. Questi spiriti troveranno sulla loro strada cibo e bevande, perché secondo il rituale della Macumba, gli dei, siano essi demoni o angeli, cioè forze del male o del bene, devono essere accolti come ospiti particolari. Hanno fame e sete come tutti i mortali e il modo di come saranno accolti determina il loro umore e quindi la loro disponibilità a concedere miracoli, dare consigli, aiutare tutti coloro che gli chiedono assistenza e aiuto. In questa macumba il rito si organizza come una battaglia contro Exu, cioè il demonio, e tutto ha l'apparenza di una messa cattolica con epilessia. Nella linea cosiddetta nera della macumba, invece, il demonio è l'invitato principale. La cerimonia si fa in suo omaggio, si acclama la sua presenza e si chiedono i suoi favori. Culto del diavolo, sì, però com'è curioso questo diavolo che a volte contiene in sé il cielo e l'inferno, che è padrone del male, però pratica anche il bene. Bendito louvado seja, bem-vindo na banda Sarava Ogum, que já venceu demanda seu Ogum, tocou clarim. Sem beber não vou no samba, sem beber não vou no samba, sem beber. Le invocazioni alle forze dell'inferno sono sempre più numerose e frequenti tra la popolazione di emarginati di Rio de Janeiro. Il culto raccoglie adepti tutti i giorni ed esistono un'infinità di terreiros suburbani dove si invoca il diavolo e gli si offrono sacrifici e dove il culto pagano degli dei afro-brasiliani rompe tutte le regole della camicia di forza che il sistema impone per addomesticare questa pericolosa forza cieca. Non è casuale che dopo un lungo periodo di persecuzione poliziesca l'Umbanda abbia conquistato una certa rispettabilità. Molte altre caratteristiche dei terreiros, luoghi dove si pratica il culto di Exu, si sviluppano nei sobborghi più poveri dove vivono i favelados, gli emarginati della grande città. In questi luoghi, appartengano essi alla linea bianca o alla linea nera della Macumba, si pratica il culto chiamato caboclo delle divinità indigene o quello cosiddetto del prete vecchio che appartiene alla religione degli schiavi di Bahia. Qui il terrorismo morale non esiste e la forza, la violenza, la naturalezza delle cose si celebra con allegria. Sia dall'alto del cielo che dal fondo dell'inferno, gli dei giungono in questa terra per ballare, mangiare, bere, fumare, fare all'amore, eseguire vendette e miracoli a favore di tutti coloro ai quali necessitano. L'immensa maggioranza degli emarginati è di pelle nera. È nera la voce di questa sub-società di maledetti che chiama Africa. Vieni qua, vieni ad aiutarci. Tutte o quasi tutte queste divinità del bene e del male sono sbocciate nell'ovest delle coste africane, senza dubbio. Però hanno attraversato i secoli del Brasile e le sue successive realtà, e si sono trasformate nei fantasmi vendicatori degli schiavi dissanguati, degli indiani sterminati, dei contadini perseguitati dalla siccità e dalla fame e di tutta l'innumerevole gente umiliata, depredata, spossata, dimenticata. A mezzanotte le tombe gemettero. Chi era vivo morì, chi era morto nacque. A mezzanotte, nell'ora grande, la resurrezione dei dannati.
questa è Jurema, dea della giungla. Quell'altra è Xange, giovane signora del tuono. E quella più in là è Caboclo, del sole e della luna. Iemanjá, dea del mare e delle onde, anch'essa è scesa per incontrarsi con la dea della piuma bianca o della serra nera o del manantial. Altri santi indigeni e contadini scendono. Scende il cavalierto che con la sua lancia allontana tutti i mali. Gli spiriti dei primi signori del Brasile svolazzano nell'aria e nel mare. Sono dei della natura assimilati alle divinità dell'Africa, dell'Angola e del Congo, quelle che a loro volta si sono fuse con i santi cattolici o sono versioni aborigene dei santi dell'inferno. Una volta posseduta, la figlia del santo si converte in strumento della divinità, cambia il tono della sua voce e l'intensità del suo sguardo, fuma con godimento, si converte in Ogum e cavalca il cavallo. Sono delle messe selvagge, feste popolari, atti di catarsi collettiva, esasperate espressioni di libertà in cui ferocemente si gode il ballo, il canto, il bere. Da alcune ore gli dei e i demoni sono scesi tra gli uomini, possiedono i loro devoti, li cavalcano come cavalli, si introducono in essi. Parla con gli dèi. La musica li chiama la voce, e gli dèi invadono le donne e gli uomini, danzano con essi, danzano in essi. Sono essi stessi in una comunione violenta che rigetta i figli del cielo e dell'inferno in terra. Infine, si chiama Gesù Cristo. Si produce una reinvenzione di Dio, che è creato a immagine di una realtà maledetta e delle innumerevoli maledizioni ereditate dai condannati di questa terra da generazione a generazione. Quale segno si legge nel cielo che sovrasta la favelas? Questi segni sono terrestri e pertanto appartengono frequentemente all'inferno. L'inferno come realtà e come destino. Il dio dei paria non è lo stesso del sistema. Si ricorre allora alle armi dell'inferno, il cielo degli esclusi, per fare vendetta.